Io quella sera sono andato a letto alle 11:30 e i miei telefoni erano perfettamente funzionanti, perché anche su questi ho sentito esperti di ogni ordine e grado dire tutto sui miei telefoni, ma i miei telefoni erano perfettamente funzionanti e sul mio comodino. Come sempre, come quando vengo svegliato per firmare TSO la notte, che alle 11:30 sono andato a letto dopo aver ordinato i giochi di mia figlia che erano davanti alla porta del giardino e non pioveva, 11:30. Quando si guardano i dati dei pluviometri si evince molto chiaramente questa cosa, perché è coerente con quanto io ho appena detto. E quindi del tutto logicamente io sono andato a riposare. Su questo si è scritto di tutto di più, quella notte non mi sono arrivate telefonate. Sul perché non sono arrivate le telefonate io non ne faccio una colpa a nessuno, però questo è un dato oggettivo. È un dato oggettivo sul quale la magistratura naturalmente farà tutte le indagini del caso. Un dato altrettanto oggettivo è che io la mattina, esattamente come è stato scritto sul giornale, come poi io ho riraccontato, mi sono svegliato perché ho sentito una cicalina di allarme del mio seminterrato. Con questo allarme ho messo i piedi in 30 centimetri d'acqua del seminterrato di casa dove vivo. Questo è ciò che è accaduto. Il dopo ho provato a prendere i telefoni erano entrambi senza rete, il telefono fisso non funzionava, era isolato, io non ho potuto neanche uscire da qui, si sono fatte le battute più spietate, sono dovuto uscire dalla finestra del bagno perché, mancando l'energia elettrica, non avevo l'opportunità nemmeno di uscire dalla finestra principale perché ho le tapparelle elettriche, perché sono grandi, come è normale che sia. La mattina sono stato avvertito dal capo di gabinetto, esattamente come lei ha detto, ma io non ho ricevuto alcuna telefonata perché i miei telefoni erano isolati, è stata fatta, non è stata fatta, io questo non lo posso sapere. Quello che è certo è che mi sono svegliato in una situazione che, per quanto mi riguarda, anche dopo che sono uscito dalla finestra del bagno per andare in giardino e per cercare di aprire il cancello per uscire con la macchina e non ci sono riuscito, sono però uscito per strada e circolando per la strada mai mi sarei immaginato ciò che realmente era successo nelle ore precedenti, perché la situazione che io ho vissuto in quel momento con i telefoni che non prendevano e che prendevano un pezzettino di tacca e poi cascava la linea e che vedevo che cercava in qualche modo di accadere qualcosa, era di una situazione intorno assolutamente normale, quindi niente di incredibile nell'area dove vivo io. Quando ho continuato a camminare, alla fine ho preso la linea e lì sono stato rintracciato dal capo di gabinetto e da lì sono iniziate una serie di telefonate, tra le quali ovviamente il comandante della Polizia Municipale, il tecnico Soriani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma fino a quel momento io non avevo assolutamente avuto modo di comprendere perché non ero raggiungibile. Me ne devo fare una colpa? Non lo so. Io racconto quello che in qualche modo è accaduto, ma io non mi sento su questa specifica cosa di aver fatto qualcosa di sbagliato. Nella descrizione della Protezione Civile a un certo punto c'è un passaggio della Polizia Municipale che dice che i mezzi non sono più idonei a circolare per le strade. Ecco, secondo me quello fotografa esattamente la situazione nella sua drammaticità. Ciò che è accaduto quindi era oggettivamente qualcosa di imprevedibile e soprattutto rapido.